volevo solo leggere quello che c'è scritto in questa targa. Il ricordo del piccolo Claudio Domino, vittima innocente della mafia, a cui non è stato permesso di crescere e vivere in questo paese. Che è la verità. Quindi ringraziamo moltissimo. C'è pure la data di oggi, 7-10. Sì. Quindi ringrazio l'associazione. Così giova. Oggi è una giornata diversa. È un vecchio barbagiano. Diversa perché non abbiamo ancora avuto giustizia, però abbiamo sempre speranza. La speranza è quella che non ci deve lasciare, perché se ci tolgono la speranza, moriamo anche noi. Noi dobbiamo continuare a lottare affinché nostro figlio e tutti gli altri bambini abbiano giustizia, perché questo vogliamo, uno Stato libero deve dare giustizia. Ma voglio ricordare a tutti voi che la mafia ha paura della cultura. Quindi dovete studiare. E come dice il dottore Gratteri e il dottore Di Matteo, fottiamoli. Però ragazzi, vi voglio dire un'altra cosa. Palermo non è solo mafia. Esatto. Palermo è bellezza, è cultura, è amore, è legalità, è giustizia. Anche se a nostro figlio ancora è stata negata, ma io ci credo. E voglio continuare a crederci fino alla morte. E lotteremo per questo insieme a tutte le persone che ci sono in questo momento accanto. L'opera che molte pioniere o pionieri insegnanti hanno iniziato da anni nelle scuole, nel trasferire ai ragazzi notizie e promuovere iniziative di incontri per fare memoria di tutto diciamo, il periodo più brutto che abbiamo vissuto a Palermo e in Sicilia. Dico, lei nella sua qualità istituzionale, a lei rivolgo lo stesso appello che ho rivolto tante volte in TV agli organi superiori a lei, come il Ministero della Pubblica Istruzione e così via. Non dobbiamo perdere mai il collegamento con la storia. Quello che abbiamo vissuto negli anni, dagli anni 80 a 90, può essere dimenticato facilmente. Va ricordato nelle scuole, perché attraverso l'insegnamento noi dobbiamo creare una società migliore, che rifiuti tutto ciò che è stato la parte più brutta della nostra storia. Ma questo, come diceva mia moglie, la mafia teme la cultura, anche se oggi la cultura è mafia, perché la mafia non è più lo zio Pinuccio con la scopetta che non sa mettere neanche la firma e mette la croce. Oggi la mafia è il dottor Tizio, il magistrato Tizio, il poliziotto Tizio e così via. Non me ne vogliono, non voglio dire che viviamo in una società giuridicamente mafiosa, però voglio dire oggi il vero mafioso è colui che non adopera più la pistola, ma adopera ben altri metodi per arricchirsi in modo illecito. Quindi la cultura è basilare e voi avete il compito oneroso di stare in aula con i ragazzi e cercare di trasferire il più possibile. Certo, ragazzi, anche voi ci dovete mettere la vostra, la buona intenzione di apprendere, perché l'insegnante da solo può sforzarsi, ma se non c'è la volontà di recepire, è chiaro che diventa uno sforzo vano. Questo le volevo dire, siamo onoratissimi quando le istituzioni scolastiche sono presenti a questo evento, perché siamo sicuri di lasciare un segno indelebile nel avervi incontrato. Grazie. A noi c'è stata negata la verità. Ragazzi, vi dovete ricordare una cosa. Lei ha
nell'86, Claudio, in questo punto di qua. Io nell'89, un poliziotto assieme alla moglie, che la moglie persino era, è stata interessante. È stata negata questa giustizia, perché in quegli anni uomini deviati dello Stato, uomini deviati dello Stato facevano i patroni di questa città, non solo di questa città, di tutta l'Italia. Ci sono adesso, dopo 30 anni, tanti magistrati colpevoli di depistaggi che c'erano in quegli anni. Noi familiari non potevamo neanche parlare perché ci ricattavano. E questi erano magistrati, questi erano uomini deviati dallo Stato. Perché lo Stato siamo noi. E noi dobbiamo salvaguardarci il futuro. Io oggi sono stato qui e vedo questi ragazzini. Mi commuovo. Perché in quegli anni non c'erano queste ragazzine che volevano filmare chi parlava. In quegli anni purtroppo non c'era. Oggi invece, come diceva Falcone, che non vuole tanti militari, ma vuole tante maestre, che la cultura, la penna fa tremare. E quindi queste ragazzine devono imparare a non subire. E quindi siete voi il presente, non il futuro, ricordatevelo. Siete il presente dell'Italia, ve la dovete guadagnare voi, la fiducia di tutti noi, e quindi così si può fare, si può andare avanti, in modo tale che questa montagna non viene mai squarciata da nessuno. Voi, ragazzi che siete il presente, che non siete il futuro, io vi ringrazio. Io sono Massimo Sole, vittima di mafia innocente, mio fratello Gian Matteo, assassinato nel 95 nella mentalità strategista dei corleonesi. Gian Matteo è uno dei pochi che ha familiari vittime di mafia innocenti riconosciuti dallo Stato. Io con i signori Domino abbiamo iniziato questo percorso insieme durante una delle tante manifestazioni contro l'ennesimo seppellimento dei nostri cari. Sì, perché dovete sapere che i nostri cari sono stati seppelliti non una volta fisicamente, ma poi moralmente continuano ad essere sempre massacrati dalla presentazione del figlio di Totorrina del libro, da dinamiche assurde, addirittura da differenze anche di familiari, che a volte ci sentiamo pure bistrattati, perché Gian Matteo come Claudio fanno parte degli invisibili. Invisibili uccisi dalla mafia e anche dall'indifferenza, solo perché non erano personaggi dello Stato, non erano poliziotti, non erano magistrati, tanto di cappello al loro operato, perché senza il loro operato io non avrei mai saputo la verità sul mio fratello. Però è giusto che si siano ricordati tutti gli invisibili e tutti i bambini, e credetemi che di invisibili se ne contano veramente tantissimi. Sono accanto ai signori Domino oramai da un percorso. Graziella poco fa dice è come se fosse un figlio per me, come se fosse una mamma e un papà acquisiti, perché in realtà quando io ho vissuto il dolore sulla tragedia di mia madre e di mio padre, e vedendo i volti di queste persone non posso far altro che rivedere sempre il loro dolore. Io sono Tommaso Catalano, il fratello di Agostino Catalano, il caposcorta di Paolo Borsellino. Da tanti anni si parla Stato-mafia. Lo Stato non deve trattare con la mafia. Bravo. Lo Stato deve trattare con i cittadini onesti, che siamo noi. Bravo. Ecco, secondo me, secondo il mio punto di vista, lo Stato deve essere punito come sono stati puniti i mafiosi, quelli che hanno trattato con i mafiosi, perché l'onestà deve portare avanti lo Stato, e l'onestà sono i cittadini.
i cittadini che siamo tutti, e queste disgrazie che noi ci sono successe a noi potevano succedere a chiunque, e quindi la giustizia deve valere per tutti, non solo per noi che abbiamo avuto i familiari caduti per colpa della mafia e dello Stato. Ecco, dobbiamo ribellarci a queste cose. L'altra volta ho sentito sul codice penale non esiste che ci sia uno Stato mafia. Non esiste, sono stati liberati quelli che hanno trattato con la mafia, e quindi i mafiosi e quelli che hanno trattato con la mafia debbono essere arrestati. Sì, perché loro sono stati quelli che hanno creato, dopo l'incontro, queste esplosioni di macchine sia a Roma, Firenze, Milano. Ecco, la mafia non si è arreso e ha colpito per far capire che volevano prendersi l'Italia. Invece l'Italia siamo noi, i padroni dell'Italia siamo i cittadini onesti, signori. Mettiamocelo in testa, dobbiamo ribellarci a queste cose. Chi ha trattato con la mafia deve essere punito come i mafiosi. Ecco. Bravo. Chi sono io? Sono Luciano Traina, sono fratello di Claudio Traina, perito nella strage di Borsellino. Oggi è un giorno di memoria e per me, oltre ad essere un giorno di memoria, è un giorno molto triste. Per chi non lo sapesse, io dall'85 al 96 sono stato un ispettore di polizia alla squadra mobile di Palermo, e proprio quel giorno sono stato uno dei primi a intervenire, ahimè, nell'uccisione del piccolo Claudio Domino. E lì ho conosciuto i momenti tragici Graziella, anche se ci conoscevamo perché lei aveva un'impresa di pulizie presso la questura di Palermo, quindi ci conoscevamo così di vista. Poi iniziai a conoscere veramente Graziella, sia come mamma, come persona tenace, combattente e così via. Ahimè, non mi aspettavo che dopo 6 anni toccava a me, sempre Claudio, mio fratello, e anche in quel caso dopo 40 minuti mi ritrovai in via D'Amelio. All'inizio, entrando in via D'Amelio, cominciai a calpestare quei detriti dell'esplosione. Ci vollero mesi per rendermi conto che quel calpestio, poi trasformato a del morbido, si trattava di carne umana, che avevo calpestato anche mio fratello, i colleghi e quant'altro. Ritornando allo Stato, io ho cercato di fare di tutto per arrivare, non dico alla verità, ma a una mezza verità. Mi sono ritrovato con un encomio che mi ha dato la polizia, ma sbattuto in Sardegna. Questo è lo Stato di quei tempi e di questi tempi, che ora invece di andare avanti facciamo passi indietro. Ma stiamo scoprendo piano piano la verità, è quello che vogliamo tutti. Quella verità che ci è stata sempre negata. Però in parte mi sento che la colpa è pure nostra, perché se tutti noi familiari unissimo le nostre forze ci troveremmo, non so, a Roma, ma non per fare qualcosa di strano, per fare vedere il nostro dolore, per fare vedere che quello che è accaduto a noi non deve più accadere più a nessuno. Perché non è facile vivere così. Qualcuno è stato condannato, tipo Brusca, 25 anni,
lui li ha scontati questa pena. Noi non la sconteremo mai perché ce lo portiamo dietro a vita. Grazie. Anche se sono vivo fisicamente, la morte dentro di me l'avverto, e l'avverto abbastanza forte. Gli anni passano e si fanno sentire tutti, soprattutto quella di Claudio, che in quel periodo io lavoravo in una tipografia dove si stampava un giornalino, un quotidiano cittadino, e sulla famiglia si è detto di tutto e di più. E ancora adesso, dopo 35 anni che non hanno avuto nessun tipo di verità, continuano sempre a depistare. Purtroppo è una prassi che vediamo in tutte le nostre storie, anche da noi della strage di Via D'Amelio. Il depistaggio è la parte principale della storia. Purtroppo lo Stato, anche se siamo noi, ci accorgiamo che non è della nostra parte. Lo Stato anzi forse ci mette sempre i bastoni tra le ruote, perché quando si sta per arrivare a qualche piccola verità tutto ritorna indietro. E questo non deve più succedere, perché noi la morte, come ho detto poc'anzi, l'avvertiamo, e l'avvertiamo abbastanza forte. Il dolore che ogni giorno dobbiamo ripercorrere venendo sempre depistati non va bene. Dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo iniziarla a fare, perché gli anni continuano a passare e la verità viene sempre nascosta. Noi confidiamo sempre sulle nuove generazioni, però dobbiamo essere noi ad aiutare le nuove generazioni affinché tutto questo venga debellato. Io spero che in un futuro prossimo e abbastanza vicino tutto questo venga messo in atto. Siamo sempre vicini alla famiglia Domina Graziella, perché dobbiamo essere veramente tutti uniti. Grazie. Sì. E auguri a Claudio. Auguri. Ciao Claudio.